Siamo a Sulmona, in Abruzzo, in località Casepente. Qui la SNAM ha avviato i lavori di sbancamento per la realizzazione della centrale di compressione che dovrà spingere il gas lungo il megagasdotto linea adriatica di 430 km da Sulmona a Minerbio. Si tratta di due opere totalmente inutili perché il consumo di gas in Italia sta crollando. La linea adriatica attraverserà l'Appennino, ovvero aree di altissima qualità ambientale e nello stesso tempo molto fragili perché colpite da terremoti, frane, alluvioni. Spendere 2 miliardi e 500 milioni per queste due opere inutili e dannose è un vero e proprio crimine economico. Se volete approfondire il tema, leggete il numero di novembre di Terra Nuova. Troverete un ampio servizio sul megagasdotto linea adriatica di Linda Maggiore.